okay, we're in the UN. All of this security and cars are for Laura Baldrini, Italian politician meeting with Ban Ki-moon. Intercity Press was banned from covering the UN's meeting about Haiti, where the UN killed 10,000 people with cholera. Did you discuss Libya? Yeah. Libya and the removal of chemical weapons? Just a moment, please. No. Somalia and the terrorist attack? I heard her say terrorism a number of times. Terrorism in general. Okay. Terrorism in general. Okay. I appreciate it. Salve, Presidente. Buongiorno. Come sta? Hello. Salve, hello. Buongiorno. Non so che parlerai. Non si è parlato con una differenza di legge. Non si parla di fa solo una dichiarazione, perché mi ha mandato delle domande, Maria. Le vuoi vedere? Sì. Quindi la quinta non gliela facciamo. Si può avvicinare un po' per favore? Ok, sta qui. No, è troppo vicino. Allora, me Marino Lucrezio mi ha mandato delle domande. Sì. Qual è il significato di questo incontro con Ban Ki-moon? Beh, con Ban Ki-moon abbiamo parlato di molte questioni all'ordine del giorno. Sicuramente abbiamo parlato della minaccia terroristica, dell'odio che sta diventando un serio problema in tutte le società e di come affrontare questi temi. Bisogna trovare gli strumenti adeguati perché il terrorismo è una minaccia globale, colpisce ogni latitudine e al tempo stesso anche l'odio si sta diffondendo. Quindi bisogna essere in grado di trovare strumenti che non vadano, come dire, a riprodurre altro risentimento, ma che possano prevenire il risentimento e l'odio. Si è anche parlato di altri temi, quale il summit che verrà fatto qui alle Nazioni Unite sull'immigrazione. Si parlerà, tutti i membri dell'Assemblea Generale parleranno di immigrazione, parleranno di rifugiati e parleranno della necessità di trovare anche in questo caso delle strategie congiunte, perché non c'è un paese al mondo che può chiamarsi fuori. I paesi sono o di origine o di transito o di destinazione, quindi siccome tutti i paesi sono coinvolti nel fenomeno delle migrazioni, che sono migrazioni economiche ma anche forzate, è importante che le Nazioni Unite facciano questo grande summit e mettano a confronto i paesi per trovare delle strategie comuni per dare risposte concrete a questo fenomeno. Poi mi dica qualcosa sui rifugiati di quello che ho detto. Sì, si è parlato del tema dei rifugiati, del tema dei migranti, di come questo tema coinvolga tutti i paesi a diverso titolo, perché il mondo si può dividere in paesi di origine dei migranti e dei rifugiati, i paesi di transito e i paesi di destinazione. E quindi su questo tema è importante che le Nazioni Unite organizzino questo grande summit il 19 settembre qui a New York, proprio perché da quel summit dovrebbe uscire una strategia a cui tutti i paesi poi si attengono. È una sua reazione all'uccisione in Francia del prete da parte dell'ISIS? Beh, in Francia c'è stata quest'ultima uccisione di cui ancora non sappiamo i termini. Certamente questo dimostra che c'è uno stato di tensione ovunque e bisogna trovare il modo efficace per contrastare questo fenomeno. Anche qui il terrorismo, se il terrorismo poi si tratta, qui ancora non c'è una rivendicazione, non fa sconti a nessuno, colpisce ogni latitudine. Quindi bisogna anche qui riuscire a unire le forze e non a andare ognuno per la propria strada e anche qui trovare gli strumenti più adeguati per contrastarlo. E ultima risposta, la violenza islamista che ha colpito l'Europa, il suo commento? Io penso che il fenomeno del terrorismo sia un fenomeno che colpisce ovunque, colpisce in Europa, colpisce nei paesi del Medio Oriente, colpisce negli Stati Uniti. Quindi essendo un fenomeno così esteso c'è bisogno di unire le forze e trovare soluzioni condivise, quindi più collaborazione in termini di investigazioni, di polizia, in termini giudiziari, in termini di intelligence e poi anche capire come
evitare che sul web queste organizzazioni terroristiche possano continuare a fare proselitismo. Quindi credo che noi dobbiamo uscire dallo schema antico, vecchio, sorpassato, di fare un contrasto a un fenomeno. Bisogna capire invece quali sono gli strumenti contemporanei più adeguati per vincere questa battaglia. La ringrazio. Did you discuss Libya? Libya and the removal of chemical weapons? Just a moment, please. No. Somalia and the terrorist attack? I heard her say terrorism a number of times. Terror in general. Okay. Terrorism in general. Nothing specific. Okay. Okay. I appreciate it. Alberto, posso dire una cortesia di fare una cosa più sintetica, una risposta sintetica che mette insieme tutto? No, tutto no, non ci si riesce. Tra una cosa solo su Rouen, la Presidente senza nemmeno bisogno di domanda. 30 secondi su lui. Mi fa lei la dichiarazione del silenzio? So there you have it. So terrorism was discussed, but not Libya, according to the ambassador, Mr. Cardi. Libya did not come up in a half an hour meeting between Ban Ki-moon and Laura Baldrini. No Libya. No Libya. Libya did not come up. Is this credible? Without making any commentary on anyone, this was pretty scripted. The questions were pre-written, and there was this do-over at the end. But hopefully the whole thing will go up, and then people can, particularly Italian speakers, can reach their own goal. But I do think, if you meet with Ban Ki-moon and you do a stakeout at a public area of the UN lobby, maybe it's true. Maybe.